Gianni Colacione, Roma, Piazza Navona, siamo in compagnia di Giuseppe Nicosia dell'associazione Ascia, che ci presenta un progetto editoriale collegato al suo libro che abbiamo già presentato, Leone Bianco e Leone Nero. Giuseppe Nicosia. Ciao Gianni, ciao a tutti. Praticamente sono qua a parlare di un regalo che mi è stato fatto da parte di un amico, Giuseppe Petix. Una canzone ha lo stesso titolo del mio libro, Leone Bianco e Leone Nero, ed è una canzone antiproibizionista. Nella canzone si narra la mia storia, un sunto della mia storia. Anche il video molto carino è stato curato da Buchi Studio, che grazie a delle foto che mi sono state scattate appunto da loro ha costruito questo video veramente divertente con dei buoni input per sottolineare quali possono essere gli elementi del proibizionismo oggi in Italia. Giuseppe, rapidamente vogliamo riassumere un attimino la tua vicenda giudiziaria, che è veramente abnorme. Allora, io nel 2008 sono stato arrestato perché coltivavo piante di marijuana, piante di canapa. Io sono stato condannato a tre anni, di cui 51 giorni scontati in carcere, 2 anni circa domiciliari e il resto in affidamento in prova ai servizi sociali. Io ho commesso un reato in Italia, perché in molti paesi ormai europei e mondiali la coltivazione della marijuana viene tollerata, in alcuni posti appunto è legalizzata. Ho commesso, ripeto, un reato in Italia, ma in realtà è un reato che non ha vittime, quindi io non ho leso nessuno. Da allora porto avanti una campagna antiproibizionista proprio per evitare la mia di vicenda giudiziaria ad altre persone. Ringraziamo Giuseppe Nicosia, ricordiamo il suo libro Leone Bianco, Leone Nero. Grazie.